Buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi è un video dove vi faccio vedere cosa c'è all'interno della degustatbox. Faccio vedere cosa c'è. Allora, è quella del mese di febbraio, però purtroppo l'ho presa adesso, molto tardi. L'ho ordinato il 23 di febbraio perché è la prima volta che prendo questa degustatbox, quindi insomma niente. Comunque l'ho pagata 7,99 euro la prima. Poi ovviamente dopodiché, insomma, dalla seconda in poi la pagherete 16,99 se mesale, non ricordo. Poi la annuale, quella di ogni 6 mesi, quella annuale ogni mese, quella ogni 6 mesi la pagate di più, quella che la pagate insomma ogni anno la pagate sempre così di più, però io metto quella ogni mese che pago 16,99 e quindi niente. Ora iniziamo il video, quindi prima di iniziare il video vi invito assolutamente ad iscrivervi al mio canale, commentare, lasciare like e attivare la campanellina. Eccoci, allora, io vi faccio cosa c'è all'interno della degustatbox nel mese di febbraio. Comunque l'ho presa ora perché l'ho ordinata tardi, perché volevo provare questi prodottini qui della degustatbox. Stasera sono senza occhiali, però già ne ho posate altre. Comunque se mi vedete diversa perché ho attaccato i capelli, finalmente dopo un bel po' di tempo, e questi qua sotto sono corti corti e non si attaccano, quindi penso che cosa sarà solo questi sotto. Vediamo. E niente, l'ho detto, non te ne faccio perché non so se volevo prenderlo oppure no, quindi questa box, quindi ho deciso di prendere, e l'ho pagata a 7,99. Io ho un codice sconto che chi compra la prima di questa box, comunque ve lo lascio sempre qui sotto, viene 7,99. Vi lascio la mia, il mio codice, il mio codice sconto, lo farei anche su Instagram, su TikTok, poi insomma via dicendo, e entrano in questo, quindi 7,99. Poi l'ho detto, ogni 6 mesi la pagate di più, ogni anno la pagate di più. Io l'ho fatto, ho scelto l'abbonamento ogni mese che pago 15,99 o 15,99 o 16,99. Ora non mi ricordo più, 15,99. Così, insomma, questo è, quindi io lo lascio sempre qui sotto il codice sconto, lo lascio qui, che così quindi insomma la pagate 7,99 prima. Ora vi faccio vedere cosa c'è. Una cosa che ho superato la prima volta, ma è bellissima. Poi c'è questa che è un foglietto della degustatbox, e qui c'è scritto la degustatbox con la 16,99 e l'edizione limitata. C'è il che il 7% di vino, la che l'ha provata e ma sono soddisfatta. Poi c'è questo foglietto qua che c'è cosa c'è all'interno, questo
non so se riuscite a vedere, eccole qua, faccio vedere, sono i noodles, eccoli, eccoli qui, sono questi, non so che gusto siano, la scadenza è, vabbè, quindi faccio vedere la scadenza dell'anno prossimo, 2024, e devo vedere cosa c'è. Ah, c'è scritto noodles all'uva disidratati in salsa di soia con carote e cipollotto. Mi sa che secondo me faranno un po' di più noodles. Vabbè, seconda torta, vediamo di nuovo questi carta soia. Sono i gnocchi di patate con patate fresche. Eccoli qua, sono questi qua dell'Armando, 2 minuti di cottura. E poi si pensano molto molto buono. Allora, vi farò sapere nel prossimo video. Ecco, e sono questi qui. Io penso che già mi sta piacendo la degusta box, perché ci sono prodotti che io amo sinceramente. Io vi farò sapere come sono questi. Allora, c'è la prima cosa, adesso io sicuramente verrò tantissimo, perché mi piace moltissimo. Nel prossimo vlog vi faccio sapere com'è, nel prossimo vlog vi faccio vedere come si può testare. Io avevo queste cose che si alzano, questa qui c'è, questa salsa guacamole e la salsa all'avocado e è ottima. Ecco, vi faccio vedere meglio, eccolo qua, e dice che è ottimo con il tacos, con la carne, con le verdure, con il pesce grigliato. Allora io dice vi faccio sapere per questa qua nei prossimi vlog. E così meglio insomma sapere. Allora c'è l'altro, no, la vedete, allora c'è questa, allora questa che è la finita al 70%, poi insomma quindi la scadenza, perché io sono fissata con le scadenze. Allora, nella verità, io questo dovrei mangiare, questa qua, faccio qua da prendere un latte, vedete, è il 70%, come dire. E dice però che è una novità, non so perché, forse non... Dice che c'è un fondente più moderato, leggero e accessibile. Vediamo perché. Sembra quasi grassi. Dovrebbe essere buono.
meraviglioso le altre, non queste della Linda, anche altre che sono sotto marca, però provo anche questa e vi farò sapere. Poi c'è questo, il locker, le tortilla, sono, penso che saranno due. New, una novità, perché sono il burro di arachidi. E vediamo questa quando è la scadenza. 2024. Eccola. Sinceramente non le trovate. Ce ne sono tre. All'interno. All'interno proviamo, mi fa poco bene. Oh. Ah, ci sono tutte queste altre cose, ma c'è questa qua, questa bemolla, ah, l'ananas e l'arancia. Questa addirittura scambia giugno 2023. Bella fredda fredda. Vedete? E ananas e arancia. Io questa sinceramente penso di non berla, perché a me l'ananas non me la piace proprio. Ci sono, no, questi penso di averlo, sono forse le polvere, le zucchero, zuccherate, sono quelle con lo zucchero sopra, deve essere quella di piena. Ah, sono quelle qui soprattutto. Queste non so se riuscite a vedere, ma sono come vedete, c'è un zucchero sopra. Allora questa si questa che ci sono giusti vedete che giusto c'è. Ripiena e ripiena caramella, ripiena aroma di fragola e arancia, fragola e arancia. Queste due, fragola e arancia, e queste due Coca Cola e limone. Le proverò e vi farò sapere, perché queste io non le ho subito, oppure non lo so, ma queste non le ho mai viste. Adesso cioè, queste qua non le ho mai viste. Vedete che c'è lo zucchero sopra, ma sinceramente queste qua c'è la passata della Mutti. Sul campo passata frutta sul piatto, ecco, non so, e nella Mutti Barna, questa volta scade. Un appuntamento dove lo shopping è sapore, creatività, divertimento. 2024.
questa è la pasta da rigamonti. Io olio, cioè, ecco qua, vedete? Ecco, vedete la passata dei rigamonti. C'è questo che è bello grande grande, vedete, il vetro è il succo vivo continuo, succo alla pera vivo soprattutto. Quindi sempre guardo sempre le scadenze 2024 ed è 750 ml. Niente, dovrebbe essere buono. Ups, mi fa un uovo, insomma, il succo. Diciamo che il succo. Però, ecco. Le mie carte preferite, cioè, ecco, le piadine sono le mie carte preferite. Le piadine sono le mie cose preferite. Perché se non so cos'è l'uomo è questa versione di Irina. E ce ne sono tre all'interno. Sono senza grassi animali, quindi sarà meglio. Senza i zuccheri, senza i grassi animali. Allora, io sicuramente con la mangerò. Appato. Ecco, vediamo. Mi fa sapere perché. Allora, io non mi ripeto. Allora. Io amo le piedine, però se si sente un po' il gusto della piedina non ho tanto. Io la prendo quasi sempre dove vado a fare spesa e devo dire che per me allora lo dico un po', allora penso che questa anche sia un po' questa qua. L'ho detto, la proverò sicuramente. Allora, io avrò questi prodotti, alimenti, quel che sia, e vi faccio vedere, ok? E niente, spero che questa degustabox vi sia piaciuta. Poi ci vediamo il mese di marzo, che vediamo cosa c'è, non voglio vedere cosa ci sia all'interno, ho la sorpresa. E niente ragazzi, io spero che questa degusta box vi sia piaciuta assolutamente. Se sì, commentare, lasciare un like, iscrivervi e attivare la campanella. E niente, un bacio e alla prossima.